Sale Hi-Tech nell'ospedale più antico del mondo. Siamo al Santa Maria Nuova a Firenze. Qui è stato realizzato un nuovo blocco operatorio che conclude il complesso intervento di ristrutturazione e riqualificazione del presidio ospedaliero fiorentino. Le nuove sale sono equipaggiate di sistemi davvero innovativi. Allora, due sale operatorie, una con una tecnologia 3D 4K, l'altra con una tecnologia 4K, ovviamente 2D. Permettono una serie di soluzioni molto molto importanti, innanzitutto una miglior definizione, una possibilità quindi di ridurre l'invasività e di poter vedere bene, chiaramente vedere bene vuol dire avere la possibilità di operare meglio, riduce l'invasività chirurgica, permette nei casi di tumori ginecologici in particolare di poter isolare bene i singoli linfonodi, che drenano, diciamo così, le cellule neoplastiche, quindi poter togliere solo quel tipo di linfonodo. Possiamo registrare le immagini, possiamo trasmettere immagini a distanza, possiamo fare teaching in qualsiasi momento e possiamo, ripeto, soprattutto migliorare la performance chirurgica con degli strumenti piccoli, ad esempio il 4K, possiamo utilizzare delle ottiche da 3 o da 5 mm, quindi poter eseguire alcuni interventi solo con 5 mm di incisioni. Sono stati investiti 3 milioni di euro per l'intervento strutturale e 1 milione di euro per rinnovare l'intera dotazione chirurgica, tecnologica ed informatica. Nuova anche la centrale di sterilizzazione. Porteremo una delibera dove prevediamo 1,5 miliardi di investimenti sulla sanità, tra investimenti di tipo, diciamo, strutturale e investimenti di tipo tecnologico, quindi davvero un piano importante di miglioramento della sanità toscana che anche nei dati dell'ultimo rapporto SDO è risultata davvero la sanità migliore anche per il case mix di complessità e di tempi di ricovero.